Ciao ragazzi, oggi un'altra pillola di jazz in compagnia di un altro grandissimo sassofonista, Sonny Stitt. Mi è capitato di vedere un video su YouTube in cui suonava Everything Happened to Me, Tivoli 1971. Andiamo a vedere cosa combina. Questa è la frase incriminata o le battute incriminate, così dense di sapienza e di jazz. Da qui possiamo studiare diversi passaggi, memorizzarli in tutte le tonalità e farli nostri. Partiamo dall'inizio. Si parte dalla terza. Dopo una pausa di un sedicesimo, Sonny fa due note di approccio, il sol diesis e il si, per arrivare finalmente sulla tonica. Che cosa possiamo fare noi? Imparare questo approccio in tutte le tonalità. Così potremo suonare questo approccio ogni volta che vedremo un accordo minore settima, sapendo che c'è appunto la possibilità di abbellire la tonica con queste due note di approccio. Cosa fa successivamente Sonny Stitt? Non si accontenta di abbellire solamente la tonica, ma si preoccupa già di abbellire il terzo grado dell'accordo che sta per arrivare, cioè re settima, ok? E quindi fa un approccio doppio, diciamo da sotto, si approccia cromaticamente alla nona usando re diesis che diventa nona bemolle e poi arriva a sol, che è la prima nota diatonica disponibile sopra il terzo grado, e poi finalmente si appoggia su fa diesis. Vi ricorda qualcosa questo pattern? Charlie Parker. Si diceva che Sonny Stitt imitasse Charlie Parker. Di sicuro suonava benissimo, però se le andava anche a cercare. Anche questo pattern sarebbe da imparare in tutte le tonalità. Ci è molto utile per abbellire il terzo grado di un accordo, che è molto particolare perché diatonicamente ha un semitono sopra la nota successiva. Andiamo avanti. Con una nota di volta, Sonny Stitt scende fino alla sesta o la tredicesima e la tiene per un ottavo. Data la velocità della frase, un ottavo è già molto e si appoggia proprio sul si, che come sempre è la sesta o la tredicesima. Già nel video precedente, dedicato a Dexter Gordon, si parlava proprio di questa sesta, questo fatto di appoggiarsi sulla sesta o la tredicesima dopo un determinato riff. Anche Sonny Stitt, guarda caso, in questa frase ci tiene ad appoggiarsi sulla sesta dell'accordo. Successivamente Sonny cerca di passare all'accordo successivo, che è si minore settima. Si inventa uno stratagemma, cioè di usare la settima di re settima, quindi do, come nota di passaggio per arrivare a si, e quindi usa un cromatismo legalissimo a livello tonale, e però sfruttando appunto questo piccolo passaggio di semitono, re do si, riesce a passare a si minore settima, facendo sentire proprio bene il cambio sull'uno della battuta successiva. Dopodiché sale con l'arpeggio dell'accordo di re minore settima, però usa una terzina sulle prime tre note. Utile impararsi anche questo approccio ritmico in tutte le tonalità. Ed infine, tralasciando le note successive in si minore settima, passiamo a un altro interessantissimo pattern o modo di interfacciarsi con un arpeggio di un accordo. Quello che fa Sonny Stitt su si bemolle diminuito. Bellissimo e utilizzatissimo sia da lui che da Charlie Parker, guarda caso, e da tantissimi jazzisti. Niente di più facile e niente di più elegante. Abbellire le note dell'arpeggio discendente diminuito di si bemolle, partendo proprio dalla tonica si bemolle,
con una nota e un semitono sotto. Quindi per prendere Si bemolle farò La Si bemolle. Poi farò lo stesso operazione, però una terza minore sotto. Fa diesis Sol. E guarda caso la stessa cosa anche una terza minore sotto. All'infinito volendo, solamente che il sax non è infinito come range. Anche questo da imparare in tutte le tonalità. Quanto c'è da imparare da questi grandi. Se ti è piaciuta questa mini pillola di jazz, iscriviti o metti mi piace o tutte e due. Ricordati che io continuerò a pubblicare video di questa tipologia, quindi potrebbe interessare molto ricevere una notifica quando questo avverrà. Vi aspetto e vi saluto. We'd like to say it's a real pleasure being here playing for you in Denmark. At this time we'd like to present our giant of the saxophone, gentleman who's an innovator of our style of music. Here is the very eloquent alto sax style of Sonny Stitt. Thank you.
There's a whole lot of dollars. There's a whole lot of them, Sonny. Thank you. Master.